mi preme, non per ragioni di forma, esprimere una particolare gratitudine all'Associazione Cammino, all'avvocato Alessandra Sinatra, il cui entusiasmo operativo e la cui straordinaria competenza hanno costituito scintilla efficiente perché questo incontro oggi pomeriggio si celebrasse. E una particolare gratitudine va segnalata alla dottoressa Mirella Iastro, che ha svolto un lavoro davvero particolarmente significativo con un volume straordinario, particolarmente ricco di implicazioni, di suggestioni, vibrantemente interdisciplinare, come Sua Eccellenza il Procuratore Generale sottolineava all'inizio di questa tavola rotonda, e che costituisce sicuramente momento di spunto, di riflessione teorica ma anche pratico-operativa per tutti quanti noi. Si sa che l'elemento fondamentale, la caratteristica più importante di qualsiasi vela da windsurf è data dalla flessibilità della struttura, dalla flessibilità del telaio, degli assi che lo reggono, dei dispositivi che ne consentono il fissaggio alla tavola e dalla manovrabilità. Ed è questa la ragione per cui, attraverso manovre estremamente rapide, la tavola può essere guidata attraverso una manovra all'orientamento, all'attenzione, ma anche alla forma stessa della superficie velica armata, garantendo così una versatilità estrema dello strumento che si applica e risponde alle condizioni specifiche del mare e del vento.